Ci siamo. Siamo pronti per iniziare con le nostre degustazioni. Quanti sono? 5. Per un totale di? 20 granite e 5 brioche. Pronti ad assaggiarle tutte. Ci vuole doppio. Pomorella e granita. L'abbiamo fatto ieri. Granita? Quando abbiamo fatto questo tipo di granita, prende cosa è successo? Come inizia? Siccome vende, erano le 3 e c'era molto caldo, il fondo si è scongelato. Quindi praticamente tutta la granita è sempre buona lo stesso, giusto? Però per questa è data, però qua in mezzo mettiamo questo, è più morbido. È proprio buono? Mm-hmm. Sì, per me che non mangio pistacchio, sì. E che cos'è pistacchio e mandarino? Pasticcere maestro, musumeci. 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 Oro verde di Sicilia. Granita numero 18. La nostra prima granita. Pasticcere sono musumeci, se non ricordo male. Sì. Ah, veramente, Luca, qua. Che c'è? Che c'è? Un minuto preciso. Un minuto? Oh, un minuto. Che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della Nivarata? Sì. Nivarata è una bella iniziativa, ovviamente privata, perché il pubblico ci mette poco, anzi ci mette niente, a promuovere quello che è la collettività e quindi gli interessi di tutti quanti. Proviamo, vediamo, oggi è venerdì, primo giorno diciamo ufficiale, perché l'apertura effettivamente è stata ieri, però primo giorno in cui si espone nel mercatino artigianale, e vediamo un pochettino quello che riescono a fare. Stai dichiarando? Non dichiaro. È vero, qua ci sono pure io, non mi inquadro quasi mai, vediamo perché se tu mi stai guardando pure io. Inizio. Andiamo pure le bancarelle, tu che vuoi. Questi sono... Ecco. Dietro. Aspetta, salutati, saluta, guarda che sei. Che mangi? E mangia. Qual è? Satanina. Satanina? Scala. Andiamo alla scala. Ah, mandorla con i pezzi bestiali. Come si usa dire, è un duato. Bene, la satanina certo. Satanina. Io, ma sei dimagrito? Non sembra. Può essere qualche grammo l'ho perso. Sei dimagrito. Può essere. È il lavoro fa deperire. Il lavoro rende liberi, ricordalo sempre, Michele. Liberi da che cosa? Dal lavoro stesso. Dalla vita proprio. E quindi? Bene, quindi che è successo? Che mi hai chiesto? No, stavamo parlando di questa Nivarata. Ma questa Nivarata secondo me è un bel progetto, però penso che non sia abbastanza ben supportato, perché qualcosa manca. Vero? E non penso che sia tanto degli organizzatori la colpa, quanto più di un ambiente ostile. Vero? Palesemente ostile. Ma io più che ostile direi neutrale, totalmente. No, è ostile. Ostile? È ostile. È ostile. È ostile. Perché si ignora di proposito un evento, secondo me. Ma si può. E quindi è un comportamento attivo, e qualunque comportamento attivo è un comportamento ostile. Scusatemi se mi metto però ha ragione, effettivamente. Vedremo. Vedremo, Michele. Secondo me, ripeto, è una cosa che può dare tanto per questa città ed è un... Io penso che il minuto è passato da un quarto d'ora. È vero, io lo devo chiudere questa cosa. E chiudila. E chiudiamo. Andiamo. Questa fa molto stile Ghezzi. Come Ghezzi? Sì, no, dobbiamo parlare però in... Basta, uno, due, tre, vi sto chiudendo. Non mi fate tagliare. Sì. Sì. Ciao. Quello che ti va di dire. In che senso, perdonami, su cosa ne pensi, che cosa di questa situazione? Fare. Situazione di questa. La mandorla della cittadina e la mandorla della cittadina è riferimento, no? Certo. Una buona granita, ovviamente fatta con metodo tradizionale. Che sarebbe? Sarebbe metodo tradizionale, mandorla, zucchero ed acqua. E poi. Oltre a questo qua di qua, ancora mia mamma che si occupa della selezione delle mandorle, vengono selezionate d'una ad una e poi vengono tutte lavorate a mano. Per questo c'è questo residuo. Praticamente vengono sbucciate e lavate in acqua calda e poi viene tutta la lavorazione, la conservazione e la lavorazione interamente a mano. E molto particolare, durante la raffinatura delle mandorle non vengono utilizzate né prodotti chimici o prodotti non artigianali, perché purtroppo ormai qualcuno li utilizza e basta, classico. E panna zero. Panna e altri prodotti zero, solo mandorle. Che c'è servizio, mi pare ormai, vero? Qualcuno lo fa, però ogni artigiano deve saper lavorare il suo prodotto per renderlo quanto più appetibile possibile. Mi pare che questo sia Tu niente vuoi dire?
No, no, io sono contento, già come primo giorno ci siamo, sta andando abbastanza bene, quindi andiamo così avanti. Andiamo bravi avanti a tutti. Ti è uscito la bicicletta. Buonasera. Secondo te ti pare che sei ecologico con la bicicletta? No. Ci provo, ci provo. Ho la sindrome della pancia. Avanti, salutiamo. No, con l'accento del nord. Ho detto, guarda, io ho detto sì, il attore di profumo. Anche perché la flicca. Vabbè, ma non è il problema, è sono la pentola che io è più bassa. Hai ragione, la colpa è commerciale, sono assolutamente convinto anch'io. Io per questo menta si può dare la colpa al sindaco, il quale mandorla l'aveva chiusa proprio per di testa. Aspetta. È riaperta per i commerciali. Il lampo è stato dedicato al settore cinematografico, all'epoca era questo, no? Quello che abbiamo unito, no? O quello che mi ha fatto venire in mente che era opportuno che si conoscessero per ragioni professionali, professionali. Tu le presentati? L'ufficio postale di cereali, in coda. Vero? Per questo servono le code del cereale. Per questo ho detto senza averci messo niente in questa manifestazione. Comunque posso dire che è mia. Cioè la Nivarata grazie, nasce grazie a Ciccio Figuera, è un ufficio postale. Grazie all'ufficio postale. Questo è uno scoop. Io ho scoperto cosa era. Le poste, veramente. L'ufficio postale di Diavolo. Che ci hanno fatto fare la fila. Vedi, poi dice la fila. Non serve a niente. Una spunta di socialità. Voi volete dire qualche cosa? La posta aiuta a socializzare. Insomma, non sei convinto. Io e lui ci ho conosciuto, posso essere mai convinto. Allora, pure per la posta? Maria si allontana in questa senso. Si vergogna. Maria l'ho conosciuta alla serie. Per questo si allontana. Tu la vuoi dire qualche cosa? Ciao, pronto, domani. No? Buonanotte! Sta facendo finta di niente! Mammolata, cosa vuoi? Che hai detto? Non vedo niente su questa manifestazione. Bella! Una bella manifestazione! E non abbiamo ancora assaggiato le granite però! No? Male! Avete tempo! Domani! No, non è femmina, è macchina fotografica. A sto punto mezzo l'uomo sexy. Mezzo di livello, lo so, Giuseppe mi ha detto che ci penso io, non lo so. Allora ci penso io. Faccio una granita. Ci penso tutti io. I gusti. Però lei deve votare, giusto? No, chiaramente. Chi deve votare? Avrei votato. Ma sei ripreso. Avrei Fabio. Votato comunque. Allora, lei deve votare, deve scrivere granita 05 a tale numero. E siccome sto facendo allora, la granita con le sbreche, deve è? Mettere anche granita 06. La 05 qual è? Questa qua che la sto facendo. Okay. Però siccome gli metto anche i fichi, lei mi deve 05, votare sia 05. Questa che quella, no? Lei ha un voto pure, era cosa. Allora, quattro voti ci sono. Quattro voti. Sì, sì, oggi questo qua ha colpito. Scusami, cosa ha colpito oggi? L'odore del candalupo. Ci sta sennendo. Sì, vero? Perché è fatta al naturale. Granita con candalupo, zucchero e acqua. Ti stai comprando, Sergio? Una granita dai grandi maestri gelatai acesi. Grazie. Sì, voi e votate, grazie. È praticamente. Allora, aspettiamo. Posso mettere il Questa è la sesta che si fa. Sì. Siete abbonati? Ottima, ottima. Te la sei venduta così. Ho sentito figli di straordinaria. Buonanotte. A domani. Ciao. Grande Castorina. Se ne può avere anche un altro. Me la stiamo andando tutta tu praticamente. Giuseppe, siamo troppo con la faccia. Ok, allora me lo mando in te. Sergio, questo giro di male. Vabbè, dai, ce l'hai per tutti noi a mangiare già. Sono troppo basse che io. Sono già taggato, pazzesco. Ma che figo è questo. Prego. Sono già taggato, no, vero? Vedi quella già taggato. Qua, dillo. Votate! Ecco qua, granita, votate!
Questo è il numero 1. Allora guarda, ho assaggiato però sono figli e Candalupo e già ti darei i soldi. No, no, sono a tavolo. Allora ascoltate, votate a questo numero 83 88 ripeto 48 83 888, scrivete granita spazio 05 granita spazio 06, se vinciamo granita lo offriamo.